Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna. Innanzitutto ho imparato come si mette questa fascia, quindi io la mettevo col lato, invece il lato grosso si mette dietro e davanti si mette questo incrociato che, come vedete, è anche un po' più grazioso da vedere. Era una confezione che ho preso su Amazon, mi sembra che dentro ce n'erano 5 o 6, ognuno di un colore diverso, ma insomma non fa differenza per quanto mi riguarda. Allora, oggi facciamo una bella skin care pre-pulizia del viso, cioè quando arrivo lì nel centro estetico, naturalmente mi puliscono il viso e quindi la skin care va via. Dicevo, allora cosa la fai a fare? No, la faccio perché prima di tutto manca ancora qualche ora e perché poi comunque prima di uscire di casa, tonico, prima di uscire di casa una protezione dall'aria, dal sole, anche se oggi mi sembra una giornata piuttosto bigia, ma il sole c'è sempre, tenete presente. Ok, lo passo un po' così, a mo' di delicatissima pulizia, un po' di tonico, quello lì è quello di solito che sto usando in questo periodo, sono circa a metà di Suns and Sky, marshmallow, ma non serve marshmallow. Poi mettiamo il solito Caudalie. Sono stata dalla dermatologa, mi ha confermato la cura con i prodotti che già sapete, che non sono farmaci, e mi ha aggiunto un siero che ho ordinato perché in farmacia non lo avevano e mi dovrebbe arrivare domani, che è venerdì. Ok. Oggi, dopo tornata dall'estetista, farò un video insieme ad una persona, cioè ognuno a casa sua, ma insomma, penso che faremo su Zoom, poi no, non è una diretta, lo faremo su Zoom e poi pensa lui a salvarlo, eccetera. Insomma, vediamo se, non so se potrò anch'io salvarlo o semplicemente mettere un link al suo canale, è lo stesso, non c'è problema. Difesa di Relastil per proteggere palpebre e contorno occhi, soprattutto questo lo metto perché è una delle pochissime creme che si possono mettere tranquillamente anche sopra la palpebra. Dice, ma perché le creme contorno occhi non si possono mettere sulla palpebra tranne eccezioni? Perché tutto quello che mettete sulla palpebra prima o poi finisce nell'occhio. E di solito le creme contorno occhi, tipo anche questa qui all'avocado di Kiehl's, che è famosissima, questa crema gialla, questa è molto densa, è praticamente una specie di burro liquido. Non è un vero e proprio burro perché i burri sono un po' più solidi, credo, non so, che si mettono qui e al più qui, se la palpebra è cadente. Diventa indispensabile metterli anche qui. Ecco. E ok, questo qui per esempio sopra alla palpebra non si possono mettere, non si può mettere perché se finisce nell'occhio vi irrita. Poi per idratare le labbra mettiamo di Spectrum per Michelle Coconut Lip Sorbet Balm, sono 6 grammi. Ha un delicatissimo profumo di, è una specie di gel solido che col polpastrello si scalda e potete metterlo. Adesso io ho sbordato un po', però essendo giorno non dovreste sbordare, a usarlo proprio come lucidalabbra. Abbiamo sbordato un pochino, comunque molto buono. Credo che sia un low cost coreano, ecco, così abbiamo idratato bene le labbra. Poi mettiamola, mi ha aggiunto appunto questo siero di una marca che non ho mai sentito. Poi di Relastil, la nostra Declair, che devo mettere sempre sotto il solare. Invece alla sera, dopo, mi sembra, dopo il siero, certo, devo mettere cromia, che la dermatologa mi ha detto
Poi l'ho messo solo sul marchio, però il dermatologo mi ha detto se riesci a metterlo 2 volte al giorno è meglio, ma io le ho spiegato che 2 volte al giorno è un po' forte. Mi ha chiesto cosa mi causa e ho detto prurito, niente, ho irritazione o peggio ancora gonfiore, furuncolette, no, niente di tutto ciò, però mi scatena un bel prurito, allora mi ha detto di lasciar perdere perché fa, sono creme un po' forti. Poi un solare mi ha detto che vanno benissimo tutti quelli di buona qualità, tipo l'Ultra Long UVA Protection senza profumo, e il 50 più di Antelius UV Moon 400 di La Roche-Posay, che è un ottimo solare. Ah sì, voglio fare come... ecco, si deve fare così, ma questo essendo... Questo non me lo può fare. Ti hai capito cosa volevo fare? Ecco. Vabbè, comunque, dai, non è venuto bene, però volevo fare la V. Vabbè, non è venuto un granché, però avete capito. Non so se c'era un po' di aria. Ecco, intanto ora che vado, poi la crema si assorbirà. Ma intanto abbiamo fatto un'ottima skincare. Loro mi laveranno il viso e poi io avrò su la skincare fatta da loro. In cosa consiste il trattamento? Detersione, poi mi fanno un leggerissimo scrub, poi un massaggio all'ossigeno con questo spruzzino così. Poi mi sembra che schiacciano i punti neri se ci sono. Contorno occhi, stesso prodotto ma per gli occhi, labbra. E poi il tutto si conclude con con siero, crema, contorno occhi e viso. E poi però prima mi sembra sì, mi fanno una maschera. Giusto, mi fanno una bella maschera. Io ho chiesto la skincare coreana perché sono i prodotti più delicati. Ecco qua, il nostro viso è perfettamente idratato e curato e tiriamo via un po' di crema qui e un pochino anche dalle sopracciglia, che non devono essere così invase di crema e andiamo a fare questo trattamento e dopo la pelle bella, bella distesa, perché poi ti fanno anche un bel massaggio. Io non faccio il massaggio profondo, faccio quello superficiale. E spero di avervi fatto passare quanto è passato. Da qua non vedo assolutamente nulla. Ho neanche 10 minuti, quindi come vedete una buona skincare non richiede poi tutto sto tempo. E un bacione. Un sorriso per voi e alla prossima. Vi dicevo appunto che oggi alle 5 mi aspetta un collegamento in Zoom con una persona con cui sto lavorando un po' e insieme parleremo di prodotti che di solito a voi intrigano parecchio. Alla prossima. Fate quello che vi fa stare bene.